È Vincenzo Paolillo, consigliere provinciale, il nuovo presidente del mercato ortofrutticolo Nocera Pagani. Oggi nel corso del consiglio di amministrazione la ratifica delle nomine dopo la fumata nera della scorsa settimana. Al vertice della struttura dunque Paolillo, affiancato dai vicepresidenti Enzo Di Massa e Carmine Citarella e dall'amministratore delegato Paolo Izzo. Un consiglio di amministrazione, quello di questa mattina, molto meno teso rispetto a quello della settimana scorsa. Presente per la Regione Campania l'assessore Fulvio Martuscello. Alla fine la votazione si è chiusa con 9 voti a favore, erano assenti i commissari straordinari di Pagani e il comune di Nocera Inferiore. Le polemiche dopo l'assemblea di fine febbraio non si sono ancora placate, pendono dei ricorsi sulla presunta illegittimità della riunione dell'assemblea dei soci presentati dalla provincia di Salerno, che si è vista rappresentata in assemblea da un consigliere, da un delegato che era stato revocato, Carmine Citarella, per la provincia. Doveva partecipare invece l'assessore provinciale al turismo Massimo D'Onofrio, e poi il comune di Nocera Inferiore ha presentato ricorso perché aveva chiesto il rinvio di quella riunione, una revoca che era stata avallata dall'ex presidente Guerritore. Anche i commissari di Pagani avevano chiesto di facilitare questo appuntamento in attesa delle elezioni del prossimo mese di maggio. Ora, dice Paolillo, in veste di presidente della struttura, stop a queste polemiche, sarò il presidente di tutti, bisogna lavorare per dare un futuro a questa struttura che può essere volano di sviluppo per il nostro territorio. Oggi gli equilibri si sono messi insieme, abbiamo costituito un CDA che spero possa dare un rilancio effettivo a questa struttura. È stato un periodo tormentato dopo l'assemblea, il primo CDA. Oggi dalla regione è arrivato direttamente l'assessore Martuscello, anche forse per mettere un po' d'ordine, un po' di chiarezza. Ecco, io ringrazio l'onorevole assessore Fulvio Martuscello perché la sua presenza è stata importantissima, per segno che la regione è vicina alle esigenze di questo territorio, è vicina alle esigenze del mercato ortofrutticolo Pagani Nocera, ed è un'ulteriore responsabilità che la regione ci affida per il rilancio di quest'area. Ora, quali saranno i prossimi passi? Probabilmente sul fronte politico bisogna anche ricucire qualche strappo che si è creato. Penso anche oggi all'assenza del comune di Nocera e di Pagani, che al momento Pagani ci sono i commissari prefettizi. Insomma, ci sono state delle polemiche anche con questi enti. Io penso che con il lavoro possa essere messo in discussione tutto. Direi cerchiamo di lavorare con sintonia tutti quanti, perché ci sono delle persone che all'interno di quest'area già soffrono questa crisi. Io sono un ottimista per natura, non mi interessa rimarcare le polemiche, cercheremo di essere il CDA di tutti quanti, cercando di salvaguardare gli interessi di tutti, ma soprattutto gli interessi di chi opera all'interno di questa struttura, di chi da anni attraverso il lavoro mantiene sulle spalle questa struttura. Noi dobbiamo dare innanzitutto delle risposte a loro. Se la politica riesce a dialogare un'altra volta con i commercianti, con tutta la filiera, e cerchiamo di essere insieme partecipi di un progetto per questo rilancio del mercato ortofrutticolo, bene, altrimenti io sarò il primo a rassegnare le dimissioni, perché non avrebbe alcun senso intervenire su una struttura del genere se poi alla fine non riusciremo a portare dei risultati. Assessore, questa struttura da qualche giorno è al centro di una bufera anche politica, con nomine che non si riescono a varare, con un'assemblea che è stata contestata. Sì, oggi siamo venuti qui per testimoniare la presenza della Regione in funzione di vigilanza, di controllo, e soprattutto dobbiamo essere consapevoli che questa è una struttura che non è nata per esercitare il potere, ma per stare vicino agli operatori del settore. Questo va ribadito e questo ribadiamo oggi con la nostra presenza. La Regione aveva inviato anche una nota attraverso il Dipartimento Sviluppo, mi sembra, che non si diceva il delegato che ha partecipato all'assemblea non era titolato a farlo, è così? Assolutamente no, abbiamo oggi ribadito che fu delegato a suo tempo dal Presidente Caldoro, abbiamo prodotto la documentazione. Chiederei a tutti di abbassare il livello dello scontro politico, perché qui c'è al centro l'interesse degli operatori, dell'unico nostro punto di riferimento. Questa struttura dovrebbe beneficiare di qualche finanziamento per, insomma, riadeguarla anche sul fronte strutturale.
Sì, certamente, da oggi cerchiamo di stare vicino, di essere vicino agli operatori, di essere vicino alla struttura, di fare l'interesse di chi ha a cuore questa struttura. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità. Pizzeria Il Parlantino, in via della Resistenza 103, Scafati. Ristorante e pizzeria La Villa dei Principi, al corso Vittorio Emanuele, ad Angri. Risto Pizzeria Manu, il piacere della pizza, esattamente come ami tu.